Ciao ragazzi e benvenuti, sono LeFerri ed oggi finalmente iniziamo la serie su Scarlet Nexus, ovvero il nuovo action RPG di Bandai Namco che da tanto tempo aspettavo con ansia. Gioco che abbiamo già scoperto assieme ovviamente qui sul canale provando la demo di Yuito e anche quello di Kasane. Oggi vi dico già che inizieremo con la storia di Kasane per poi proseguire con quella di Yuito perché sono due storie parallele che si incrociano fra di loro, ognuno con le sue abilità attive e con le sue abilità passive e con i suoi compagni di squadra sempre diversi, perché è molto molto carina da quel punto di vista, è come giocare quasi a due giochi diversi. Bene, detto questo direi che possiamo tranquillamente iniziare, ma prima fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti nel caso vi piaccia il video, lasciate un like nel caso vi piaccia il gioco e ovviamente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale per seguire tutta la serie e anche altri video approfondimento sui videogiochi e ovviamente anche il canale Twitch dove trovare appunto altri giochi e non solo. Bene, detto questo direi che possiamo tranquillamente partire, nuova partita, scegliamo la storia da seguire. Allora, vi faccio vedere intanto Yuito Sumeragi, appartenente a un'illustre famiglia che discende direttamente dal padre fondatore. Yuito è un ragazzo allegro, ottimista e del cuore gentile. Dopo essere stato salvato da un membro della FSE, ha deciso di arruolarsi nello stesso corpo militare per poter salvare le persone in difficoltà, combatte a distanza ravvicinata, facendo uso della spada e di abilità psicocinetiche. Mentre Kasane, selezionata dalla FSE, era una cadetta d'elite dell'Accademia, razionale, distaccata e dell'aria indifferente. L'unica persona con la quale si convida è la sorella adottiva. Legata a lei da un forte senso di lealtà, Kasane è disposto a fare qualsiasi cosa per la sorella. Combatte a distanza grazie ad attacchi multilama a lungo raggio e abilità psicocinetiche. Bene, allora io onestamente nella demo avevo provato entrambi, come vi dicevo, ma ho preferito lei per il semplice motivo che Yuito, con gli attacchi corpo a corpo, spesso e volentieri mancava il bersaglio. Ed è un problema che non ho notato solo io, ma anche qualche mio amico che ha provato la demo. Speriamo che questa cosa l'abbiano risolta con qualche patch, ecco. Spesso e volentieri veramente si mancava il bersaglio, vabbè. Graficamente lo stiamo giocando su computer a impostazioni grafiche al massimo, per cui più di così è impossibile. Questo motore grafico in cel shading secondo me è bellissimo, rende davvero davvero tanto. Wow, un'introduzione ermetica che lascia molto spazio per pensare, ecco, staremo a vedere, dai. Deve far male. Che begli occhi. Ah, quindi anche questa è una prova, perché non tutti riescono a resistere al collegamento. Mamma mia. Bello, bello però, della serie, sei capace a sopportare dolore? E qui è dove iniziava la demo, senza però la parte narrativa che avete visto 2 secondi fa. Spostati con LS, controlla visuale con RS,
Ripristina il visuale con RS. Puoi modificare le impostazioni. Ok. Vuoi chiudere questo tutorial? Sì. Questo qua sì. Ok. Movimento. Scattare. Perfetto. Salto. Le scritte sono lì a sinistra. Saresti calma, ci riuscirai, ma sì, dai. Perfetto. Aggancio un nemico usando RS, premilo di nuovo per sganciarlo. Agganciare i nemici è una tecnica di base di combattimento che ti permetterà di colpire bersagli più facilmente. Agganci i tuoi nemici non appena li incontri. Ok. Perfetto. Ok. Io mi ricordo che il gameplay, secondo me, è molto molto originale da quel punto di vista, eh. È per quello che mi ha conquistato. Kasane combatte usando il suo potere, la psicocinese, per attaccare con gli oggetti o colpendo con i vari pugnali che porta con sé. È particolarmente abile nel combattimento a mezz'aria e nell'utilizzo di attacchi ad aria quando è circondata da nemici. Eseguire attacchi con arma, con X, carica la barra Psy. Usando una combinazione di armi psicocinesi potrai sbarazzarti dei nemici. Inoltre, colpire un nemico con un attacco con arma te lo farà agganciare automaticamente. Puoi modificare l'agganciamento automatico e il cambio bersaglio dalla sezione Configura nel menu Opzioni, che puoi aprire con Start. Vabbè, ok, perfetto. Quindi andiamo di corpo a corpo adesso. Vai. Perfetto. Vedete? A distanza. Buono, buono, buono. Spostati in avanti con B, spostati in una direzione diversa con... Ok, oppure così. Perfetto. RS. Ah, RB, ho capito, così, ok. Perfetto. Ma, non sei ancora morto? Ah no, A più X per un fendente, vediamo, vediamo, vediamo. Bello. Aglio. Ecco, rimane un po' troppo per terra per i miei gusti, però va bene, dai. D'altronde sarebbe troppo facile altrimenti. Scatta. Perfetto. Usando Y potrei attivare un attacco con ripiego, grazie al quale Kasane eseguirà un attacco con arma mentre indietreggia. Questo attacco ripristinerà notevolmente la tua barra Psy, quindi aggiungilo alle combo per combattere senza consumarla troppo. Può essere usato una volta sola per ogni combo, ma l'apprendimento di altre abilità ti permetterà di aumentare il numero di utilizzi. Ok, quindi XXX e poi Y, Così. Ok, esegui un attacco con arma con X dopo aver colpito con un attacco di psicocinesi, tieni premuto RT per avvicinarti al nemico con un attacco consecutivo con scatto. Allora, quindi RT e poi X, perfetto. Beh, in realtà qua era già vicino, per cui non si è visto praticamente niente. Però abbiamo capito, dai. Così e poi X. Perfetto. Mentre colpisci con X o Y, se esegui un attacco di psicocinesi tenendo premuto RT, puoi sferrare un attacco consecutivo di psicocinesi. Questa opzione, sì, questa opzione, questa azione consuma molta barra Psy, quindi attacca con X o Y per ripristinarla e poter eseguire combo più lunghe. Allora, premuto RT mentre attacchi con Y. Così allora. Perfetto. Buono. In teoria così dovrebbe andare bene. Allora, RT. Sì, dai, perfetto, aggiudicato. E infatti, gli attacchi psicocinetici fanno molto più male degli attacchi normali, eh. Bisogna sfruttarli spesso quando abbiamo la barra.
Benissimo, imparare le abilità attacco consecutivo con scatto e attacco consecutivo di psicocinesi aumenterà il numero di volte che è possibile utilizzarle consecutivamente. Concatenare un attacco consecutivo con scatto, un attacco consecutivo di psicocinesi e un ulteriore attacco consecutivo con scatto ti permetterà di infliggere pesanti danni. Sì, beh, facile da giocare, difficile da padroneggiare. Aio. Dai, questo qua è già più cattivo, eh. Perfetto. Bene. Puoi rivedere ciò che hai imparato nel tutorial dalla schermata di aiuto nella libreria del menu principale. Non esitare a consultarla quando hai bisogno di informazioni più dettagliate sui comandi. Chiudi. Bene. Direi che è andato discretamente, insomma. Lo stiamo giocando a difficoltà normale, eh. よし、これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。Città di Suo, torre gigante. Un gigantesco edificio che secondo alcuni rappresenta il simbolo di Suo. È alta circa 30.000 piedi? Distretto Ryujin, città di Suo, centro di New Himuka. Kasane-chan, otsukare-sama. Shiken, dou datta? Watashi wa itsumo dori yo. Naomi one-chan wa? Naomi Randall. カサネちゃんに注意されていたことに気をつけたら実践用のサスにも耐えられたの。ありがとう。お姉ちゃんの潜在能力はすごいのよ。もっと自信を持つべきだわ。でもよかった。カサネちゃんがいつも通りで。今朝また夢を見たって言ってたから。レッドストリングスの夢。ストリングロッシェ。子供の頃からずっと見てるよね。 そうね。レッドストリングスから手を離さないで。うん。カサネちゃんの超能力と関係があるのかな。海抜群で私の超能力を解析した情報を見た限りではあまり関係はないみたいだけれど、わからないことを悩んでいても仕方ないわ。それより私はお姉ちゃんのことが心配。 同じ隊に配属されるかしら。こればっかりはわからないな。でも私もカサネちゃんと同じ隊だと嬉しい。カサネちゃんって誤解されやすいタイプだから、そばで見ていないと心配なんだもの。それはこっちのセリフだわ。お姉ちゃんはドジだから私が守らないと。Belle parole di incoraggiamento. ひどいよカサネちゃん。あ、そうだ。 この後スメラギリオに行くんじゃなかった？あ、そうそう。今バッキーちゃんのコラボやってるんだ。おみくじ引くと悪鬼もらえるの楽しみだな。お姉ちゃんって本当にバッキーちゃんが好きなのね。だって可愛いじゃない。ほら、早く行こう。Perfetto. Avanzando nella storia, riceverai messaggi da vari personaggi. Per visualizzarli, accedi alla schermata delle librerie nel menu principale. In alternativa, puoi aprire la schermata dei messaggi neurali con RB più sopra. Vediamo. Puoi rispondere ad alcuni messaggi. Per farlo, premi A e potresti ricevere un'ulteriore risposta. A volte avrai a disposizione un tempo limitato per rispondere. Puoi controllare l'ambiente circostante e la direzione del tuo obiettivo tramite la minimappa, posizionata in alto a destra dello schermo. Puoi attivare o disattivarla nelle opzioni nel menu principale, ok. Apre la mappa dei luoghi in cui puoi visualizzare più dettagli sulla tua posizione attuale rispetto alla minimappa. Il prossimo obiettivo è mostrato nella parte
alta di questa mappa. Dalle un'occhiata se non sai dove andare. Ok, perfetto. Quindi io faccio così e viene fuori la mappa. Benissimo, l'obiettivo è là. È arrivato un messaggio. Ok. Benissimo, allora facciamo così, vediamo poi i messaggi. Il sasso è davvero impegnativo. Sistema allaccio sinaptico. Collegare i nostri cervelli con il cavo virtuale è stato più doloroso di quanto mi aspettassi. Sicuro di stare bene, Kasane? Promettimi che me lo dirai se sentirei troppo dolore. Risposta: grazie per la preoccupazione, ma stiamo parlando di trasferire dati a sufficienza da poter dare in prestito i poteri. È naturale che ci sia qualcosa di impegnativo. Però te lo prometto, cerca anche tu di non sforzarti troppo. Ok. Oggetti disponibili in negozio. Grazie per il tuo supporto continuo. Gli articoli che hai scaricato sono arrivati. Puoi venire a prenderli al negozio, da un'occhiata. Vediamo qua come sono i dialoghi. Ehi, cadetta, sei tu ad aver preso il massimo dei voti? Credo che farai in fretta a superarmi. Già. Cosa ho visto? Cosa ho visto? Anche qua possiamo parlare, vediamo. Hai sentito quelle dicerie sull'ultima stazione della metropolitana abbandonata? Un matto spericolato si è intrufolato nella metropolitana abbandonata. Dice di aver visto un ammonite gigante. Un ammonite gigante. Va bene. Vabbè ragazzi, qua praticamente c'è un sacco di piccoli dialoghi che ovviamente non andremo a vedere, ok? Nel caso però ci sia qualche quest secondaria, che onestamente non sono sicuro ci sia, sicuramente la faremo, ecco. Ho ottenuto 50k, voi non lo vedete ma è tipo la moneta del gioco, presumo. Vediamo qua se ho degli oggetti. Acquista. Allora, negozio. Puoi acquistare e vendere oggetti di battaglia ed equipaggiamenti nei negozi. Gli oggetti degli add-on saranno evidenziati con un asterisco. Vuoi chiudere questo tutorial? Sì. Aggiunti nuovi prodotti. Perfetto. Allora, queste cose qua sono tutte cose. Accetti? Assolutamente. Tutti bonus del preordine che ho fatto, per cui scarichiamo ovviamente. Sono un po' di skin per le armi, un po' di equipaggiamenti anche estetici, sette di armi Sega, ok. Mi sa che qua abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere, perfetto. Vendi, gelatina leggera, foglie di maranta, compra, gelatina, foglie, campo di forza Mark 1. Plugin di potenziamento difensivo discretamente economico. Aumenta di poco la difesa grazie a una barriera invisibile. Potenziamento poteri. Potenziamento salute. Quindi questo qua aumenta di 5 la difesa. Questo qua di 12 i poteri. E questo qua di 80 la salute. Ma per il momento lasciamo stare perché siamo poveri come la merda. Scusate. Allora, vediamo un attimo. Dobbiamo andare di qua, giusto? Su. Tomba di Sumeraghi. Ah, ok. È a settori. Se io faccio così, giustamente mi dice lì. Perfetto, perfetto, vai. Devo dire che per il momento promette davvero davvero bene. Ma soprattutto la trama, la trama per il mio sarà una chicca. Qualcosa di molto molto originale. Ed è per questo che io amo Bandai, perché ha il coraggio di innovare. Nonostante magari qualche copia e incolla delle meccaniche o degli assets in generale, la trama, complimenti. この間までお彼岸だったからかな。ここは建国の父、ヤクモスメラギのお墓だし。お墓なのにバッキーちゃんとコラボしているの？国としてはヤクモスメラギを身近な存在にしたいんじゃないかな。まあみんな神様ヤクモ様助けてって神頼みしてるから十分身近な気もするけど。 ヤクモ人類を救った英雄だったかしら。教科書で見たことがあるわ。マスク姿の。断絶の春の時に顔に大怪我を負ったって教えられたっけ。評議会議長のご先祖様でもあるしね。あ、そういえば私たちの同期にスメラギ家の人間がいるらしいよ。そう。 興味ないわ。 それよりおみくじあったわよ。 I bigliettini della fortuna. 私大吉だった。 海抜軍生活もなんとかやっていけるかも。重ねちゃんは？
大凶。 じゃあ、そのおみくじちょうだい。 あ、はい。 かさねちゃんに私の大吉あげるね。 いいわよ、そんなの。 単なる紙切れじゃない。 私お姉ちゃんだもの。 かさねちゃんを悪い運から守ってあげたいの。 ね？ お姉ちゃん。 ありがとう。 Sorella maggiore. どういたしまして。 でも、こうしていると平和だね。 怪異が襲ってくるなんて嘘みたい。 でも街から外に出ると怪異が徘徊している世界よ。 かさねちゃん期待されてたよ。 教官たちに。 すぐにセプテントリオンに近いランクまで上がるだろうって。 セプテントリオン。 ランクなんてどうでもいい。 私はお姉ちゃんを守るだけ。 もう、さっきも言ったでしょ。 私がお姉ちゃんなんだよ。 私だって、かさねちゃんを守るんだからね。 そうね。 もう、バカにしてるでしょ。 Oh, mi sa che è Yuito quello lì, eh. Dove sta? Ima tutta ftari gumi no migi gawa no ko. Chotto kakkoi na tte. So? Ftari tomo kaibatsu gun no taiin mitai ne. Nyutai shitara hanasu kikai mo aru n janai? So kana. So da to ii na. Ne, Baki chan no akuki mo moratta shi. どこかでお茶していこうよ。 え、 どこかカフェにでも入りましょうか。 Hai ottenuto portachiavi di Baki. Va bene, messaggio neurale, vediamo. Questo qua l'abbiamo già letto, ok. Non pensavo che sarebbe mai arrivato questo giorno, ma ora siamo ufficialmente membri della FSE. L'addestramento è stato durissimo e credevo davvero di non superare l'esame finale. Se non fosse stato per te, Kazan, avrei rinunciato molto tempo fa. Grazie per il tuo incoraggiamento. Forza, cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, Kazan. Ok, qua non c'è risposta da dare, qua neanche abbiamo già fatto. Perfetto, a posto. Quindi, dobbiamo uscire? È stata un'ambientazione, diciamo, fine a se stessa per il momento, eh. Comunque, ok. E di qua possiamo andare, eventualmente? Vediamo. È chiuso per ora. Parla. Oh, Lord Giacomo, padre di tutti noi, proteggici dalla malattia. Va bene, andiamo giù. Devo mettere il coso che c'entra la visuale. Strada principale. Di qua e poi a sinistra, eh? Perfetto. Giù le biciclette. Mi sembra di fare indispetti come in Yakuza praticamente. Allora. Oi. Un attacco. Kai. 怪異警報？今朝の怪異予報だと襲撃レベルはゼロだって言ってたのに。 A quanto pare non è così. 怪異が街の中に。 Un mazzo di rose. Ma è spaventosissimo. E i razzi che non hanno preso i nemici dove sono finiti? Questo qui credo sia la squadra d'elite, eh? Noi siamo solo dei cadetti in pratica. Si vede che sono ganti questi. Septentrion, Karento, Fubuki da! Septentrion. Karen Travers, Septentrion, comandante del secondo qualcosa. Primo reggimento, Fubuki Spring. Septentrion, no, Karento Lovers, Rentaicho, Fubuki Spring, Rentaicho.
カレン連隊、吹雪連隊、プラン A だ、展開。うん。民間人はシェルターへ。さすがセプテントリオン、ここはあの人たちに任せておけば大丈夫ね。お姉ちゃん、シェルターへ避難しましょう。あ、うん、急ぎましょう。Scappiamo allora, non combattiamo mica, però sicuramente combatteremo e nel mentre. È che il grosso lo fanno loro in sostanza. Beh, qua c'è qualcosa da prendere, però non ora. Qua è bloccato, eh. Ma cosa fanno? La telecronica tipo e-sport?怪異みたいに脳みそを食べるの？違うよ。カレンさんは人の超能力をコピーできる超能力者なの。だから、一人でいろいろな超能力を使える、すごい人なのよ。おっと、怪異の反撃！しかしトラバス少々動じません。スプリング少々がすかさず怪異を凍結させます。セプテントリオンの人たちって、本当に強いんだね。テレビを見ている場合じゃないわよ。早く避難しないと。誰か！ベンデット。危ない！お姉ちゃん、危険だわ。私たちまだ正規隊員じゃないのよ。だけど、あの人を見捨てるなんてできない。今、怪異と戦える超能力を持ってるのは私たちだけだもの。お姉ちゃんがあの人を助けたいなら私が行くわ。私も行く。えべ、giustamente。じゃあお姉ちゃんは右を、私は左を叩く。Si combatta assieme。わかった。Dai。Schivando gli attacchi nemici al momento giusto, eseguirai una schivata perfetta che ti garantirà un'invulnerabilità temporanea, dandoti così un vantaggio in battaglia. Apprendendo determinate abilità potrai ricaricare la barra Psy eseguendo una schivata perfetta o mettendo a segno un attacco letale subito dopo la schivata. Bene, praticamente l'ho fatta senza accorgermene, insomma. Non era questa sicuramente. Biciclette, biciclette! Ok, e uno è andato. Perfetto. Il diario di battaglia a destra. Ok, perfetto. Koko wa kiken desu. Sugu ni shelter e hinan shite kudasai. Hai. Arigatou gozaimasu. Onee-chan, mada kai ga iru kedo, yaru? Un. Oka ni higai ga denai you ni shinakucha. Ja, kai o senmetsu suru wa yo. Dai. Durante la battaglia, il menu degli oggetti compare sullo schermo in basso a sinistra, destra a sinistra per cambiare oggetto, giù per usarlo. Dopo aver usato un oggetto, dovrai aspettare un po' di tempo prima di poterne usare un altro. Va bene. Ah, non ho più barra Psy, ok. Aglio. Ma è piccolo quell'oggetto lì, però devi tirargli contro. Perfetto. Ma non è mica tanto facile capire quando stanno attaccando, fanno un sacco di versi tipo. Ok. Siamo a posto, mi pare. Ah, dobbiamo proseguire, ok. Ma tutti i puntini rossi qua sulla mappa cosa sono? I nostri passi forse. Sì, sì, sì. I nostri passi sono per farci capire che strada abbiamo fatto. Boss fight. Piccola. È Yuito questo. Kasane-chan, ano futari sakki Smeragirio de mikaketa. I loro destini si intrecciano, eh. 10秒後に怪異が。ええ、
あの二人やられるわね。あ、eccolo。Quindi lei vede nel futuro, di poco purtroppo. お姉ちゃんは飛ばされたやつを回収して、私はあの怪異を叩く。了解。Sono belle le cutscene come le hanno fatte. Peccato che però abbiano voluto risparmiare sul resto, diciamo. Questa cosa tipo fumetto, no? È un escamotage per risparmiare costi di sviluppo. Non ha avuto bisogno del nostro aiuto, insomma. No. あなた、海抜群よね。あ、いや、俺は訓練生で。そう。どちらにしても目的は同じね。目的って…あなたバカ。は？し、来るわよ。え、何が？おいら。Questa è una boss fight, direi. È orribile.È comparso un estraneo. A noi due. Aio. Ho poca vita. Usiamo la gelatina leggera. Ma che cazzarola? Niente. È più facile morire di quanto pensassi, onestamente. Schivata perfetta. Colpo di grazia. Però due gelatine leggere ho usato, eh. No, buono. お疲れ様。これでこの辺りの怪異反応は全部潰したと思うけど。そうね。カサネちゃん、さっきの男の子救助してきたわよ。ナギ、無事だったか。ああ、このナオミちゃんに助けられてな。くそ、かっこ悪い。Un pelino。怪我がなくてよかった。お姉ちゃん、ありがとう。え、二人は姉妹なの？ああ、二人とも俺らと同じ海抜群の訓練生なんだって。改めまして、俺はナギカーマン。ナギカーマン。こっちはユイとスメラギ。Ovviamente questi qua sono tutti membri del team, cioè nel senso Nagi del team di Yui to. 私はナオミです。E Naomi del team di Kasane. この子は妹のカサネランドール。君たちか、余計なことをしてくれたのは。Membro del plotone di Kodama, Rush Spring. Sua figlia forse?Presentatore. Ryujin Kure no Kai Toubatsen, migoto na shouri deshita ne. E, ano, moshikashite kore tte shouri interview? Sou desu yo. Ima no okimochi wa? Dare? E? È successo?Ah, ci ha portato via perché non voleva che ci intervistassimo. Ano, itai nani ga dou natte? Boku wa Luca Travers desu. Luca Travers? È il figlio allora questo? Septentorion Kun 6 tou no
ルカ・トラバースさん。そんな風に呼ばれるとちょっと恥ずかしいんですけど、でもその通りです。あなたたちは訓練生ですね。身元を紹介しますから、パーソナルポートを開放してください。Permessa. Arigato. Sunao na no wa ii koto desu. Bello. 4 nin tomo kaibatsugun kunrensei de machigai nai desu ne. Dame desu yo. Kunrensei ga katte ni kai to sentou suru nante. Ecco. Saremmo potuti finire nei casini, ecco perché. Kuhaku chitai ni kai no shinryu o yurushi, shimin ni higai o dashikaketa no wa kai toubatsugun gawa no ochido de wa?カサネちゃん、そんなこと言ったらダメよ。その通りですけれど、なかなか手厳しいですね、カサネランドール訓練生。え、各自言いたいことはあるでしょうが、ひとまず怪異討伐軍本部へ出頭してください。マスコミとの接触は避けるように。いいですね。了解しました。あれは、ああ、戦死者です。警備をしていた海抜軍が2名やられました。視覚検閲されていると思いますが、無理に見ない方がいいですよ。え、なんでですか？怪異は人間の脳を食べるから。ええ、ああ、首なし死体を見るのは精神衛生上あまりよろしくないでしょう。う、想像しちゃったよ。テレポートかアポートで運べばいいのに。遺体安置所までは距離が遠すぎますし、超能力も万能ではありません。ちょうどいいから少し話しておきましょうか。ご存知でしょうが、一人の超能力者が使える超能力は1種類のみです。ただそれぞれの超能力には個性と適性があります。超能力の種類はもとより強さや弱さも人それぞれだ。それを軍隊として運用するためにはデバイスにも頼るし、脳への負荷も減らす必要があります。ですから超能力を使わなくてもできることや優先度の低いものは人の手を使って行うんですよ。はい、すみません。では僕はこれで失礼しますね。私たちも怪異に負けたらあんな風に。そんなことはさせないよ。同じ567期だろ。一緒に頑張って超能力を磨いていこう。あ、はい。それ以前にお姉ちゃんのことは私が守るわ。行きましょう。え、あ、それじゃあユイトさん、ナギさん、失礼します。どうしたの、カサネちゃん。あの二人と一緒に本部に行ってもよかったのに。ダメよ。あの二人、厄介事しか持ち込まなそうだもの。ま、perché poverini? 関わらない方がいいわ。cosa hanno fatto? もしかして、あのユイトってやつが気になるの？ほら、スメラギ寮で見かけた時から、ちょっとかっこいいかなって思ってたから。そう。じゃあ、あの男がどんなやつか素性を調べておくから。それまであまり接触しないように。え、素性って、ユイトさん、スメラギ家の人間でしょ？スメラギ家？ほら、評議会議長の。ああ、評議会議長の息子なのね。なら調べやすいわ。カサネちゃん、いいの。お姉ちゃんは少し抜けているところがあるから私に任せて。さあ、とりあえず本部に向かいましょう。あ、カサネちゃん待って。髪飾りが曲がってる。え、直してあげるね。うん、これでいいかな。あ、ありがとう。こちらこそありがとうね。いつもつけてくれてて。カサネちゃんの趣味じゃないと思うのに。お姉ちゃんが作ってくれたものなら何でも好きになるわ。それにこれは姉妹の証でしょ？うん、姉妹でお揃い。ずっと大事にしてくれると嬉しいな。
Hanno un bel rapporto, eh. Nuovo livello, livello 2, ok. Quando aumenti di livello, ottieni punti neurali che puoi spendere per imparare varie abilità della schermata mappa neurale del menu. Ora ci andiamo subito. Messaggio neurale ricevuto, vediamo. Allora, censura visiva. Non sapevo che gli estranei si cibavano di cervelli umani. Ma vederlo dal vivo è un'altra cosa. Preghiamo per quelli che non ci sono più. Non ci avevo mai pensato più di tanto, dato che è il governo a decidere cosa ci è permesso vedere. Se avessi visto quei corpi con i miei occhi, credo che avrei... No, devo smettere di parlare così. Devo cercare di stare calma. E qui non possiamo rispondere, per cui niente. Allora, mappa neurale, andiamo di qua. Eccola qua. La mappa neurale mostra lo stato di avanzamento delle tue abilità che puoi imparare spendendo i punti neurali. Le abilità sono suddivise in categorie. Alcuni set di abilità sono disposti su percorsi singoli, mentre altri si espandono nelle categorie adiacenti. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare allora. Aumenta il danno degli attacchi di psicocinesi. Quando la salute è uguale o inferiore al 30%, aumenta i danni inflitti del 20% e riduce i danni subiti del 20%. Questa qua diciamo che è sicuramente buona per le situazioni di emergenza. Usando A a mezz'ora puoi eseguire un salto aggiuntivo. E a cosa può servire un salto aggiuntivo? Sconfiggere i nemici con un annientamento neurale fa aumentare l'SP ottenuta. Non è requisito per apprendere. Ok, allora direi di partire da qua. Perfetto. Potere latente, abilità appresa. Ok, equipaggiamento, vediamo un attimo. Foglia di Maranta. Qui abbiamo Stella Fulgida, Fuoco Fatuo, Leone Speculare, Verglas, Luna Nebulosa. Questi qua praticamente sono tutti oggetti credo che mi hanno dato con il pre-order, ma non sono sicuro. Fatto sta che... Ah, cambiano visivamente. Ok, molto carini, molto carini. Vedete? Sembrano tipo le cose di Batman, Luna Nebulosa. Io metto quella più... Questa qua, più fluo. Tanto l'attacco è lo stesso, cioè più 7 ragazzi. Più 7 per tutti. I colori di questo coltello da lancio gli conferiscono un'aura spettrale. Il modo in cui acceca il bersaglio quando viene lanciato ricorda il fuoco fatuo da cui deriva il suo nome. Aggiudicata questa. Poi qua cosa abbiamo? Sopravvivenza migliorata, salute più 10%, difesa più 10%. Ok. Ah, ho solo uno slot. Ai ai ai. Potere più 5, durata effetto sesso 1,2. ESP ottenuta. Ah cacchio! Buono questo qua. E anche denaro. Esperienza ottenuta migliore. E figo, figo, figo. E i costumi invece qua? Allora, Shinobi, Floreale, Stratificazione Sonora. Allora, questo qua standard è bella, ma questo qua ovviamente è più bella, quindi mettiamo Floreale. Accessori, Acchiappa Sogni, L'Estraneo, no, ma perché? Sigillo, Bacchi da spalla nero, Bacchi da spalla rosso, Blu, Kaki, Verde, Perla. Sì, ma sempre quello hanno messo, Vigiro Tante, Psy, Yuito. Piro cinesi, chiaro veggenza, sclero cinesi, teletrasporto, casane, elettrocinesi, ipervelocità, duplicazione, invisibilità. Ma queste cose qua secondo me non ci stanno benissimo, anche perché lei è la psicocinesi. Semmai mettiamo un bacchi da spalla, rosso, blu, aggiudicato. Altri accessori, mamma mia. Mettiamo i sigilli in faccia, giusto per... E poi basta. Potremmo mettere il capricapo, ma sono orribili ragazzi, veramente. Cioè, raccapriccianti, ha un viso così bello, è stropiarle in pratica. Io direi che non possiamo fare nient'altro, sapete? Però nel team... Avevo visto team da qualche parte, eccolo qua, team. Ah no, non c'è ancora nessuno per il momento, come non detto. Bene. Torniamo al quartiere generale, allora. Prendiamo un po' di soldi qua. Messaggio neurale ricevuto. Ottimo lavoro oggi. Avete fatto un ottimo lavoro oggi. Non so cosa avrebbe successo. Eh? Ah no, scusate, ho letto male. Non so cosa sarebbe successo se non fosse stato per voi due. Grazie davvero. Yuito, grazie per il messaggio. Oggi è stata piuttosto dura, eh? Sai come si dice? Non c'è arcobaleno senza pioggia. Senz'altro domani andrà meglio. Ben detto, Naomi. Grazie mille per oggi. La prossima volta sarò io a proteggerti. Risposta, ci sarò io a difendere Naomi, non c'è bisogno che te ne preoccupi, sei piuttosto esile, ti suggerisco, vabbè, va avanti da solo ragazzi, ti suggerisco di fare più allenamento, non è una citazione da Baki, non c'è arcobaleno senza pioggia, aspetta Naomi, anche a te piace Baki, io lo adoro, Yuito, sei anche tu fan di Baki, che bello, sì, a volte dice cose davvero brillanti, non trovi? Dove c'è un sorriso nasce la felicità, non è soltanto adorabile, Baki ci ispira e ci dà forza, è davvero fantastico.
Per caso sono l'ultima ruota del carro o cosa? Allora anche a te piace Baki, Yuito. Non c'è niente di male, non lo dimenticherò. Ok. Proprio a Kasane Yuito sta sulle palle, eh. C'è poco da dire, insomma. Non lo vuole vedere. Non lo vuole vedere. È proprio una cosa a pelle, a quanto pare. Ah, ok. Qua sopra, allora. Beh, mamma mia, è incontrollabile però da quanto veloce è. Allora andiamo di qua, di qua. Ma come mai sta cosa qua che non si può attraversare la strada? Bah. ナオミランドール訓練生と重ねランドール訓練生でしょ。町に侵入したカイトの戦い、お見事でしたね。お姉ちゃん、相手にしないで、さっさと行くわよ。まだ訓練生の立場ですが、怖くありませんでしたか。あいや、ランドール重工の CEOであるお父様は 訓練生になられたことをどうお考えなのでしょうか。No comment. Ci penso io allora. ビジン姉妹登場だな。お前が重ねランドールか。それが何？重ねちゃん。 そんな声のかけ方じゃ友達ができないぞ。瀬戸さん、僕は別に。ああ悪い、先にこっちを済ませなきゃならないんだ。重ねランドール訓練生並びにナオミランドール訓練生だな。え、certo。俺は第2連隊08小隊の瀬戸鳴神だ。 セプテントリオン君七島の瀬戸鳴神隊ですか。お、ああ知ってたのか。ま、そんな風にも呼ばれてるな。それより二人ともスメラギ本部長がお呼びだぞ。至急本部長室へ向かってくれ。スメラギ本部長、ユイとスメラギと関係があるの。ユイトさんのお兄様よ。 ああ、そうだ。ユイとスメラギと一緒に戦ったんだったな。ユイトと違って本部長は厳しい方だぞ。どうせ訓練生が勝手にしすぎするなって小言だろうが、叱られるのも仕事のうちだ。頑張れよ。ま、俺はよくやったと思ってるけどな。え、sì, ma tanto non cambia, la strapazzata comunque la riceviamo. Però è contenta, Kasane è soddisfatta. Cioè, tutto questo era in pratica il prologo del gioco, ragazzi. Ma è fantastico. E qui c'è l'introduzione anime, tipo. Beh, bella come l'hanno fatto. Sto spezzone. È veramente bello, cavolo. So che hanno fatto un anime anche per introdurre il gioco, eh. Sarà uno spezzone preso da lì, credo. Scarlet Nexus. Ed eccoci qua, al menù.
Fase 1. Alla ricerca della libertà, Kasane affronta la sua prima vera battaglia contro un estraneo prima di essere...毎年恒例新入隊員紹介の時間よ。重ね、ナオミ、自己紹介して頂戴。重ね、ランドール。超能力は念力。よろしく。え？それでおしまいなの？重ねったら案外シャイなのね。それじゃあ次お願いね。はい。私はナオミ・ランドールです。重ねとは姉妹で、 超能力は未来予知です。直前の未来しか見えないんですけど、皆さんのお手伝いができるよう頑張ります。未熟者ですが、よろしくお願いします。ナオミ、とってもいい挨拶だったわ。このランドール姉妹が今期の新入隊員よ。重ねは首席、ナオミも5番目の成績で訓練課程を卒業した逸材なの。とはいえ、 まだまだ歩き始めたばかりのひよこさんだから、先輩になるみんなも指導をよろしくね。さて、小玉招待から転属してきたシデンも紹介するわね。シデン、自己紹介して。シデン・リッター。超能力は放電。僕は貴様たちと馴れ合うつもりはない。シンパティコ。 まだ反抗期真っ最中なのね。えっと、ゲンマはシデンのことを知っているわよね。意地っ張りさんだから、小玉正体とは折り合いが悪かったみたいだけど、本当は頑張り屋さんなの。仲良くしてあげてね。バカにするな。バカになんてしていないわよ。シデンも最初は緊張すると思うけど、 みんなと仲良くね。強化隊は家族なの。私のことはお母さんだと思って、何でも相談してちょうだい。あ、そうだわ。肝心の私の紹介がまだだったわね。私は強化エデン。ドゥプリカッション。超能力は複製。強化エデン。第一連隊第八中隊の中隊長と、 この01小隊の隊長を兼任しています。他のみんなも自己紹介をよろしく。ゲンマ・ギャリソン。超能力は硬質化だ。よろしく頼む。うん。ゲンマ。ここには志願兵はいないようだな。志願兵？スカウトじゃなくて、自分から海抜軍に入隊を希望した人のことよ。 僕たちスカウトから見れば落ちこぼれだ。シーデン、うちの隊でそんな差別は許しません。差別じゃない、区別だ。取り消しなさい。すみません。最後は私ですね。私はハルガ・フレイザー。カレーナンケクエスタ。超能力は精神感のテレパシーです。 3人ともよろしくね。はい、以上で自己紹介はおしまい。これから早速実地訓練任務を行うわね。今回はツーマンセルで行きましょう。重ねとシデン、ゲンマとナオミで誘をつないで、私は隊長としてみんなのサポートに回ります。全員準備を整えたら1時間後に水上川に集合して頂戴。では 解散。おい、重ね。僕がこの班のリーダーでいいな。心配だわ。何？僕の能力を疑うのか？え、何？何を怒鳴ってるの？何をって。悪いけど、私、組分けを変えてもらうわ。何？新入隊員のくせに僕をバカにするのか？ あなたバカ。重ねちゃん、同じ隊の人とは仲良くしないと。シレンさん、ごめんなさい。あ、ラジオネカジャーネ。それより、お姉ちゃんと離れるのは心配だわ。私、隊長に掛け合って。
カサネ、私はこれでも中隊長を兼任しているのよ。あなたより力は上だから安心してちょうだい。それに成績を見ればナオミだって立派に戦えるわ。お姉さんを信じてあげないと。わかりました、隊長。うん、いい子いい子。じゃあシデンと仲良くね。ナオミ、行きましょう。はい。じゃあサスをつなぎましょう。私がリーダーでいいわね。何？耳が悪いの？そうじゃない。ブラーバカジャーネ、行きましょうか。ついてきてちょうだい。水波川に向かうわよ。こいつ。あ、カサネ、ちょっと待って。何？ハルカだったかしら。ええ、よろしく。カサネにバイアスのことで伝達があるの。連絡ミスがあったみたいでごめんね。バイアス？今海抜群で開発中の超能力の働きをより高めるための大脳補助システムの名前よ。毎年被験者が選ばれてシステム活用時の実践データが収集されるんだけど、カサネもその被験者の一人なの。うん、まだ開発中のものだから効果の出方が不安定だし、副作用もはっきりしない段階なんだけど。つまり実験台になれってことね。それで私はどうすればいいの？さすが主席、飲み込みが早いわね。まあ命令だからどのみち拒否権はないんだけど、とりあえず起動してみて。他のシステムと一緒にインストールは終わってると思うから。Grazie a questo in teoria possiamo usare il potere degli altri. Vediamo un attimo. 特に変わった感じはしないけれど。Forse già spiegato nella demo. カサネの能力の流れをビジョンで可視化しているらしいわよ。超能力って結局はイメージの力でしょ。常に流れを意識することで力が研ぎ澄まされるんだって。あと、サスの接続もスムーズになったりね。残念ながらあの激痛は減らしてくれないけど。大体わかったわ。常に起動していればいいのね。あと、これは噂なんだけど、知っておいた方がいいと思うから伝えるわね。バイアスが原因で脳が暴走状態になったとか、精神が不安定になったとか、そんな話もあるの。だから重ねも無理はしちゃダメよ。もしも何かおかしいって思ったらすぐに言ってね。ええ、何かあれば報告するわ。呼び止めちゃってごめんね。任務に遅れないように気をつけて。それじゃね。実験ね、本当に効果はあるのかしら。まあ考えても仕方ないことね。さてと、集合場所は水波川だったわね。準備ができたら向かいましょう。 Ok, Bias, un sistema di supporto cerebrale sviluppato dalla FSA. Vabbè. Distretto di sviluppo urbano Mizuhagawa. È stato aggiunto alla mappa del mondo. Puoi aprire la mappa del mondo con e spostarti in un luogo diverso. Non puoi viaggiare durante una battaglia. Potresti non avere accesso ad alcune zone in base ai progressi nella storia. Giustamente, ok. Salvataggio in corso. Vediamo un attimo, RB più così. Allora, come unirsi all'FSA? Questa è un'ottima occasione per rivedere alcune cose. Probabilmente sapete già che esistono diversi modi per entrare nell'FSA. Sostanzialmente sono due: entrare come volontari o venire selezionati. È possibile entrare a far parte dell'FSA come volontari fino ai 16 anni di età. Se invece nella visita medica nazionale si totalizza un certo punteggio nella parte relativa ai poteri, si viene selezionati. In quel caso, in teoria, prestare servizio è obbligatorio. Ho anche sentito dire che alcuni vengono selezionati in età adulta. Proprio così, esatto, e non conta se sono stati selezionati o se sono entrati da volontari, ognuno di loro può vantare poteri incredibili. Allora, non ci sarà mica qualcuno di voi convinto che i soldati selezionati siano in qualche modo superiori, vero Shiden? Chiedo scusa. Bravo Shiden, cerca di non dimenticarlo d'ora in avanti. La situazione di certo non mi entusiasma, ma non posso oppormi agli ordini, immagino che mi toccherà fare squadra con voi. State a sentire, le reclute devono completarsi le reclute, con umiltà, intesi? Sono ansioso di lavorare con te. Ok, va bene.
Perfetto ragazzi, io direi che qui possiamo tranquillamente concludere la prima puntata di Scarlet Nexus. È stata molto molto bella e molto intensa, non vedo l'ora di andare avanti. Vi invito ovviamente a iscrivervi ai canali qui in parte per seguire altre cose, seguirmi nei vari social per aiutarmi e vedere se nel frattempo c'è qualche video qui che vi può interessare. Grazie e alla prossima!